Milano Fiera Games Week 2022. Questo è il paradiso di tutti i gamers, di tutti gli amanti dei fumetti e di tutti gli streamer Twitch e YouTube. Oggi scopriremo questo fantastico mondo. Parlavamo di creator e qui con noi c'è Dankol. Salve. Lui è molto famoso in questo momento. Sono noto. Si è inventato una cosa che è lo streaming in vetrina, esatto. Il primo penso in Italia. Sì, forse al mondo, non lo so, forse lo fanno in Caracas, ma non ho ben capito se lo fanno lì. Dankol, ci vuoi spiegare esattamente cos'è creare contenuti? Ti posso parlare di quello che è il mio caso. Io ho visto un po' quello che era una carenza sul mercato, perché di streaming ormai ce n'è tantissime, tutti fanno un po' gli stessi contenuti, quindi io ho creato questo ibrido perché ho detto manca una figura dove possa conciliare una live in giro, quindi per strada, con una live più tranquilla invece in casa, e quindi ho creato questo streamer in vetrina, che è il mio appunto format, da dove appunto sono in mezzo a una via di Movida di Torino e la gente passa a salutarmi, insomma interagisce. È una Movida anche un po' particolare, perciò tu diciamo che fai anche un servizio sociale, nel senso che a questi ragazzi dai anche un'opportunità di svago un po' diverso da quello che trovano. Sì, forse è la cosa più bella che ho notato in questo ultimo anno appunto che sono lì in vetrina, aver creato un posto di ritrovo per i giovani della mia zona, appunto, che è in San Salvario a Torino, questa zona un po' dove ci sono solo locali per bere ma poco altro, quindi a me mi hanno visto un po' come se fossi una sala giochi virtuale dove la gente viene, si diverte un po', non si capisce cosa succede, ma si capisce che c'è una magia all'interno appunto del mio progetto. Assolutamente sì, e con la live in corso in questo momento salutiamo tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, continuate a sostenere Dankol, perché poi di fatto voi siete sostenuti dal pubblico, vero Dankol? Assolutamente, senza di loro noi non siamo nessuno, e quindi anzi ringrazio sempre chiunque da casa ci segue in diretta e gli diamo un po' di conforto, che è quello che si dice l'intrattenimento. Games Week non è solo giochi, ma è anche cosplayer. Oggi siamo con una star di cosplayer. Sono Soryu Jeji Cosplay, salve a tutti. So che tu sei stata una delle prime, vero? Sì, io faccio cosplay dal 2010, quando ancora in Italia non era praticamente diffuso. E niente, la mia passione è da quando sono piccolina. Cosa vuol dire essere un cosplayer? Essere un cosplayer vuol dire tante cose, vuol dire saper creare dei costumi, essere un artista, avere dei talenti, quindi saper fare armi, saper cucire o anche solo saperli indossare. Quindi devi essere insomma un artista a 360 gradi ed è una bellissima passione dove mettersi in gioco. Lui è molto famoso su TikTok, Twitch, milioni di follower, vero Andrea? Esattamente, corretto. Ci vuol dire che tipo di contenuto, perché oggi abbiamo imparato che esistono i creators, tu sei un creators, cosa fai? Perché noi ti dovremmo guardare? Allora, su TikTok mi occupo di divulgazione scientifica, quindi parlo di fisica, chimica, biologia, ma anche temi che possono essere molto attuali, variando, si può variare dalla politica all'attualità, con sfumature di qualsiasi cosa, mentre invece su Twitch mi occupo più che altro di videogiochi e guardare video, che possono essere video anche lì, che possono riguardare attualità, videocomici, di qualsiasi sfumature tipo, diciamo. Beh, complimenti Andrea, perciò diciamo che sei un divulgatore scientifico, giusto? Esattamente. Esattamente. E cosa vuol dire? Che perciò dai anche un contenuto di qualità, insomma, non solo i classici videogiochi, ma un qualcosa in più, chi ti segue.